Un saluto ai telespettatori di Canale 8. In questa puntata speciale parleremo di un giovane servitore dello Stato che a causa di un incidente stradale purtroppo non c'è più. Massimiliano Calisti, infatti, ha 28 anni, soltanto a 28 anni, ha perso la vita ben 8 anni fa. Era il 26 gennaio del 2006. Così, alla sua morte, TGCom commentava: "Torna da Nassiriya. Muore in scontro. Tre militari sono morti in un incidente stradale all'alba sulla A4 nel veneziano. Tra loro anche un ufficiale di rientro nella missione antica Babilonia a Nassiriya, in Iraq. Sì, tra il capitano Giuseppe Perna, 31 anni, nativo di Caserta, con lui sono deceduti anche il caporal maggiore Francesco Papadia, 26 anni, di Galatina, Lecce, e il primo caporal maggiore Massimiliano Calisti, 28 anni, di Palermo. I tre erano in forza al 66esimo Reggimento Aeromobile Trieste della Brigata Friuli, che ha sede a Forlì. Sono morti in un incidente stradale e noi parleremo in modo particolare oggi di Massimiliano Calisti, che anche lui è di Palermo, e quindi abbiamo avuto modo di poter avere un contatto con i genitori che sono qui in studio, e quindi vogliamo dargli un benvenuto. Vogliamo dare benvenuto al signor Rosario Calisti e alla mamma Giulia. Benvenuti ai nostri microfoni. Grazie. Cercheremo di parlare un po' a ormai 8 anni dalla scomparsa del giovane Massimiliano, di questa storia che sicuramente è una storia triste, è una storia drammatica per tutta quanta l'Italia, in modo particolare per la nostra Sicilia, per Palermo. Ricordiamo come in quel momento tantissime edizioni straordinarie dei telegiornali hanno raccolto quell'incidente fatale che è costato la vita a tre militari proprio sulla A4. Cercheremo di suddividere questo speciale dedicato a Massimiliano Calisti in due parti, dove avremo modo anche di ascoltare i fratelli, che attualmente anche loro sono militari, fratelli che si raggiungeranno tra qualche istante in studio. Ma in modo particolare vogliamo chiedere al papà di Massimiliano, signor Rosario, forse una domanda un po' difficile, una domanda un po' cruda, però in quel momento come ha saputo della morte di suo figlio, dove si trovava, che cosa stava facendo? Allora, erano le 8 e 10 di mattina quando abbiamo ricevuto questa telefonata del comandante della brigata 66° Reggimento di Forlì, dicendo: "Famiglia Calisti, sì, siamo noi." Dice: "Purtroppo dobbiamo dare una brutta notizia." "E qual è questa notizia?" Dice: "Suo figlio Massimiliano Calisti, dice, è deceduto in un incidente stradale." Noi tutti assieme in quell'istante, non sapendo cosa dire, li abbiamo presi per pazzi, non so, abbiamo detto qualche cosa Non ci che potevate credere, non ci no, potevate era una credere. cosa assurda, una notizia del genere. E loro stessi hanno detto: "Dice, ma come mai nessuno vi ha avvertito? Noi abbiamo chiamato il distretto che doveva venire ad avvisarvi." Beh, non era venuto nessuno. E in quell'istante di là non so cosa è successo. Mia moglie gridando, ha tirato il telefono, non so, potete immaginare tutti voi cosa è successo nella nostra famiglia. Io ho chiamato i miei figli che si trovano al lavoro, ho chiamato i fratelli, tutti. Comunque, in quell'istante là, giustamente è successo la fine del mondo. E abbiamo avuto questo grosso incidente che per noi ancora oggi non possiamo dire cosa è successo. Per È una ferita noi ancora certamente aperta. mio figlio Massimiliano era tutto come gli altri due figli che io ho. Praticamente lui era il più piccolo, forse era quello che tenevamo di più perché era sempre in missione, era partito, aveva fatto tante missioni. Diceva bene, proprio quest'ultima parte. Massimiliano era appena tornato da una missione davvero difficile in Iraq, quindi una missione denominata Babilonia, quindi era riuscito a rimanere in vita nonostante tantissime difficoltà in un paese così difficile, come ben sappiamo il nostro impegno dei militari Nel italiani 2004, quando là all'estero. è scoppiata ovviamente La guerra, lui è la andato guerra, lì. nel 2004 lui è stato pure là, dove c'era il fuoco sia in cielo che in terra. C'è una guerra davvero in tutti i sensi. Ritornando quasi per un incidente del destino, un incidente fatale, ha perso la vita in questo modo. Cercheremo, caro Rosario, di aprire un po'
di far cessare il velo di silenzio che ormai si è creato attorno a questa vicenda. Sicuramente sono tante le famiglie che piangono i loro figli in Italia perché hanno deciso di servire lo Stato, hanno deciso di dare il loro apporto affinché anche fuori l'Italia, ci possa essere delle cosiddette missioni di pace. Su questo ci sarebbe tanto da dire, signor Rosario, perché molto spesso le stesse missioni di pace che si definiscono di pace, poi di pace non sono, perché si vive una guerra, quasi in una sorta di ipocrisia. Ma la cosa che voglio chiedervi è Massimiliano, raccontatecelo quando era in vita. Non vogliamo giustamente soltanto parlare della sua morte, tragica morte, ma vogliamo ricordarlo in vita. E questo lo vorrei che lo potesse fare la mamma, visto che sicuramente avrà sempre un ricordo perenne di suo figlio. Signora Giulia. Sì, ero un ragazzo attivo, allegro, solare, che mi manca tanto. Possiamo... Ero un ragazzo che aiutava anche le persone. Per me era un angelo mio figlio, e a 28 anni gli è finita la vita. Da quanti anni si trovava lui nell'esercito? Quando è entrato più o meno? Quanti anni aveva? Tutto 9 anni. Quindi aveva, quando è entrato nell'esercito era un 19enne? Sì, sì. 18 anni e mezzo è stato chiamato, servizio di leva, e lui è stato uno dei più bravi, l'unico siciliano che andò in Albania. Quindi lui viveva bene questa voglia di fare di lavorare nell'esercito. Era la sua passione. Era la sua passione. L'unico siciliano che andò in Albania. E praticamente che quando lui ritornò dall'Albania, siete 4 mesi in Albania, dove là l'Albania aveva successo anche tante cose brutte. Quando lui ritornò non lo riconoscevano in caserma. Dice: ma tu di dove vieni? Dice: io vengo dall'Albania. Dice: ma il tuo scaglione si è congelato già da 3 mesi. Dice: mamma, dice, io sono stato uno di quelli che ho voluto provare, sono andato in Albania a fare... Quindi un ragazzo davvero forte che quasi diciamo, sfidava anche quelle che sono le condizioni davvero difficili di una delle terre dove non si sta per certo bene. Quindi un ragazzo, possiamo immaginare un ragazzo forte, Massimiliano. Sì. Ma quando avete saputo che lui è entrato nell'esercito... Da genitori, la cosa che avete pensato in vostro cuore? Ma lui praticamente se ne fregava, perché diceva che l'esercito per lui era una cosa che ci piaceva tanto e voleva farlo. Non ascoltava. Quindi voi avete cercato un attimino di toglierlo, depistarlo da questa sua volontà, però la sua testardaggine... Non eravate contentissimi. Però la sua testardaggine ha vinto. Ha vinto. Lui era un ragazzo che giocava al pallone, ha giocato. E ora ci arriviamo lì, alla parte sportiva di questo ragazzo. Ma la cosa che sicuramente è più delicata è il rapporto. Penso che avrete conosciuto le famiglie delle altre vittime che sì, purtroppo hanno avuto avete condiviso questo dolore. Abbiamo conosciuto sia quella del capitano Perna, che oggi è maggiore, sia del caporalmaggiore Scelto, Giuseppe Papadia, che è di Galatina, Lecce, provincia di Lecce, e là 2 anni dopo la sua morte già a Galatina. Francesco Papadia, di cui là già a Galatina hanno dedicato una villetta a nome suo. Già da 2 anni, nel 2008 l'hanno dedicata, mentre ancora qua nessuno si fa sentire. Lei sta toccando un tasto davvero delicato, e anche a questo tasto sicuramente arriveremo. Vogliamo procedere in questa maniera, vogliamo cercare di raccontare Massimiliano e poi andare proprio al motivo per cui abbiamo deciso di invitarvi, perché vogliamo poi porvi una domanda molto semplice. Lo Stato, le istituzioni sono state vicine a questo momento così forte di dolore? Vi sono stati davvero vicini? Cosa, in che modo vi è stato vicino lo Stato? Come vi ha testimoniato la propria vicinanza? La propria vicinanza è stata solo Forlì, dove lui faceva servizio, a Forlì, alla caserma di Gennaro, che là abbiamo conosciuto il colonnello comandante, oggi generale, praticamente che noi là per loro siamo una famiglia. In caserma hanno fatto delle lapide, ci sono delle lapide alla quarta compagnia che l'hanno dedicata a loro tre, ci sono tutte le foto, però Palermo
Palermo per me se l'è fregato, Palermo soltanto si è dimenticato di uno che ha servito la patria. Ogni tanto ci chiamano dicendo: e il 4 novembre venite, c'è l'alzabandiera alla statua, oppure facciamo la musica al giardino inglese. Quindi voi attraverso le nostre telecamere volete, tra virgolette, denunciare quasi un silenzio da parte delle istituzioni siciliane, in modo particolare, e di Palermo. E, secondo voi come potrebbero coinvolgervi per cercare in qualche modo di ricordare, non soltanto, come diceva ben lei, in quelle che sono le cerimonie ufficiali, ma riuscire ad avere qualcosa di concreto? Secondo voi cosa potrebbero fare? Se dovesse avere davanti il sindaco di Palermo, cosa potreste chiedere? Io ci dicevo, ci volevo dire al sindaco Orlando, che magari se lui conoscerebbe il nome di questo ragazzo che ha perso la vita per lo Stato, di dedicare una strada, una piazza, per ricordarlo, almeno per avere un ricordo di un ragazzo che ha servito lo Stato veramente. Quindi quello che voi volete è una cosa molto semplice, una cosa che quasi non dovrebbe essere neanche richiesta, ma è semplicemente il ricordo. Il ricordo di un servitore dello Stato che è andato via troppo presto. Facevate anche riferimento allo sport, alla passione di Massimiliano. Ricordiamo come in quel periodo proprio la tifoseria del Palermo, perché cari amici che ci state ascoltando da casa, Massimiliano era proprio un tifoso, un ultra del Palermo Calcio. Il giorno in cui è morto, la domenica successiva alla sua morte, allo stadio Renzo Barbera sono accorsi per la manifestazione sportiva dei soldati provenienti proprio da Aosta, quindi dal paese dove lui faceva servizio, e hanno esposto uno striscione davvero significativo: Massimiliano è presente, Massimiliano è qui, la grande passione per lo sport. Da quando nasce questa passione, signor Rosario, di suo figlio? Ma lui già a 10 anni ha fatto dei campionati sia nazionale, e poi è stato in tante squadre da piccolo, ha giocato nel Carini, ha giocato nel Montelepre, poi lui a Forlì il suo tempo era quello, lui è la sua passione, è andato a provare nel Cava di Forlì, squadra di prima categoria, poi lui è andato a Terne, sì. È a Terne, ha giocato a Terne nella Terra del Sole di Castrocarro a Terne, quindi che là l'hanno ricordato tutti e lo ricordano sempre, che abbiamo le foto con tutti i ragazzi che hanno giocato con lui, che lo ricordano sempre. La foto significativa che fa riflettere anche noi, che voi avete portato giustamente tantissimo materiale alla nostra redazione, è quando il capitano Eugenio Corini ha deposto proprio dei fiori alla tifoseria, alla curva nord di Palermo, il ricordo di Massimiliano. C'era anche una foto, il ricordo è vivo di quel momento, abbastanza significativo. Sicuramente la cosa che vi fa onore è avere la capacità, anche, dico, non è facile parlare davanti alle telecamere di un dolore, di condividere magari con tutti anche un dolore così forte per un nucleo familiare, ma se usate potete usare le nostre telecamere per cercare in qualche modo di lanciare un messaggio a quelle famiglie che anche come voi sicuramente hanno dei figli in missione e soffrono quando squilla il telefono, hanno la paura che qualcosa potesse andar male. Il messaggio che vi sentite di lanciare, di incoraggiamento ai figli, alle famiglie che hanno dei figli impegnati in guerra, in missioni delicate. Mio figlio è stato riconosciuto come vittima del dovere. Guarda caso, fortunatamente, i due miei figli, questi qua, hanno preso, hanno seguito la strada di suo fratello e sono entrati nell'esercito. Quindi i suoi due figli, che poi noi conosceremo nella parte finale della nostra trasmissione, attualmente lavorano alla caserma Cascino di Palermo, mi sembra. Sì. Sì. Alla caserma Cascino. Uno è al CIM e l'altro è autista, magazzino. Diciamo che fortunatamente c'è stato questo pensiero che lo Stato aveva messo questo tipo di lo Stato ha voluto fare sentire la loro vicinanza dando un posto di lavoro ai vostri figli. Sì. Loro già lavoravano in un posto di lavoro, hanno successivamente poi preso le orme del fratello. Un decreto legge che aiutavano praticamente le vittime del dovere. La regia ci sta mostrando proprio quei momenti in cui il feretro è stato portato
è stato portato in Sicilia, quindi momenti davvero significativi, momenti davvero toccanti dei funerali di Stato. Che ricordo avete di quel giorno? Ma praticamente qua siamo che stiamo ritornando di Forlì, dove ci hanno portato a Palermo assieme alla bara di mio figlio Massimiliano. Hanno fatto, mi sembra, due funerali distinti, un Sì. funerale proprio a Forlì e un funerale nella città Sì, di Massimiliano. uno a Forlì per tutte e tre, è stato un funerale per i tre caduti, e l'altro poi a Palermo dove è stato ricordato. Mi sembra di vedere proprio le immagini dell'aeroporto Falcone Borsellino. Tantissimi militari hanno fatto il picchetto d'onore per quella cerimonia così solenne. Sicuramente è arrivato da parte del capo dello Stato, quindi il Presidente della Repubblica, una lettera, qualcosa. Avete ricevuto qualcosa? Sì, abbiamo ricevuto dei telegrammi, tutto del ministro, tutti questi telegrammi li abbiamo ricevuti tutti, l'hanno ricordato così. Quindi avete ricevuto la vicinanza da parte delle istituzioni, però in modo particolare mi sembra di capire che la cosa che un po' non vi fa stare benissimo è quasi non riuscire a ricordare questa vittima dello Stato nella città natale, cioè a Palermo in Sicilia. Molto spesso, paradossalmente, la nostra terra è ricordata per vittime della mafia, per realtà difficili, per situazioni a volte, come dire, complesse. No, Ma il dovrebbe giornale. invece essere ricordato per una persona che ha speso, Questo si volevo erge a dirle, esempio di sacrificio. il giornale di Sicilia l'aveva stampata la foto di mio figlio, però il giorno 27 gennaio, perché un giorno dopo. Sì. E il giornale io non l'ho portato, giustamente, però esiste, c'è. Il giornale di Sicilia ce l'ha quella foto Del in ricordo 27 gennaio del del 2008, 6. 2006. Dove ricordava che un militare ha avuto l'incidente, è palermitano, ma da allora poi non abbiamo sentito più nessuno. Quindi è calato il velo del silenzio. Quello che è l'appello che voi mi sembra che volete lanciare è riuscire nuovamente a ricordare attraverso magari dei convegni nelle scuole, possibilità di far presente come una famiglia in modo direi molto dignitoso sta avendo la capacità di poter affrontare un dolore così grande. Anche una strada che potrebbe sembrare come dire qualcosa magari di superfluo, ma a volte per mantenere il ricordo, la memoria di questo giovane. Questo mi sembra di capire. L'avevo detto io già prima e lo ripeto di nuovo, almeno che Palermo si ricorderebbe di questo ragazzo che ha fatto il suo dovere per lo Stato, che se lo meritava, se lo merita tanto, non lo meritava, se lo merita tanto di essere ricordato come un servitore per la patria italiana. Grazie, grazie. Noi abbiamo sentito i genitori di Massimiliano, nei nostri studi ci hanno anche raggiunto i fratelli di Massimiliano e quindi vogliamo anche sentire il loro parere, quindi il loro pensiero, quello che hanno provato e soprattutto il ricordo che hanno del loro fratello. Quindi vogliamo sentire i due fratelli. Ritornati in studio, come vi preannunciavo, ci hanno raggiunto i fratelli di Massimiliano. Benvenuti ai nostri microfoni, benvenuti. Salve, buonasera. Buonasera. Come
Con voi cercheremo di ricostruire l'infanzia di vostro fratello per ricordare quello che lui era in vita, quindi ciò che i fratelli possono avere, quindi quei giochi, quella spensieratezza. Come diceva vostro padre, voi attualmente svolgete il compito di militari, quindi siete arruolati nell'esercito e lavorate presso la caserma Cascino di Palermo. Il ricordo che avete di vostro fratello, qual è? Ricordo, diciamo, i ricordi che sono tanti ricordi, Avete però un bellissimo rapporto, l'altro è il più piccolo di tutti, quindi il fratello minore, sì, sappiamo l'ho tutti. visto crescere da piccolo, comunque poi l'ho visto crescere in fretta, perché quando si parte militare si cresce comunque a vista d'occhio, comunque lo vedi diverso sotto tutti i punti di vista comunque. Tu che ricordo hai? Ma mi ricordo che cioè, Massimo era un ragazzo solare, sempre attivo, sempre presente nella famiglia, sia quando c'era e sia quando era sempre lontano, perché chiamava sempre come stiamo. Era una persona che specialmente a me diciamo, mi aiutava sempre anche a livello Emotivo, emotivo, incoraggiamenti. sì, perché il lavoro che facevo io era un lavoro un pochettino alla giornata, diciamo, e lui mi diceva come stai, aiuto qualcosa, mi chiamava sempre per questo, mi aiutava sempre. E poi abbiamo giocato anche assieme a Palermo, nei campi di calcio di Carini. Anche in promozione lui ha giocato con me Quindi anche a Carini. livello Sì, professionistico. sì, sì. Quindi lui era un bravo giocatore. Era, sì, era un centravanti di, diciamo, come si dice, di sfondamento, ecco. Niente, ha giocato con me il Carini, era sempre attivo, sempre, diciamo, era un monello in campo, era sempre stuzzicava sempre gli avversari. Si faceva sentire Sì, comunque. si litigava con tutti in poche parole. Era una cosa opposta da me, perché io ero quello buono e lui era quello cattivo in poche parole. Un po' il birbante della situazione, Sì, ma sì, sì. ricordo soprattutto di quando la partita del Palermo, Renzo Barbera lo ha ricordato in un modo così emozionante. Capitan Corini ha deposto quei fiori così simbolici alla foto della curva nord portata dai tifosi del Palermo. Voi eravate allo stadio quel giorno? Sì, abbiamo ricordato quella famosa partita che ricorreva appunto il giorno del 26. Quel giorno c'era Palermo-Siena, se non sbaglio, no? Palermo-Siena, Sì, sì. È Palermo-Siena, sì. stato ricordato in quell'occasione. Lui, fra l'altro, faceva parte di un club che si chiama Meridiano Zero. È nato nel 1996 questo club e loro l'hanno portato avanti per tutti questi anni. Comunque, fino adesso, comunque, portiamo avanti questa Questa forza, passione. passione, comunque, Attualmente abbiamo siete ancora dentro. tifosi del Palermo, seguite il Palermo Calcio. Sì, Sì, abbastanza. comunque, non possiamo fare almeno, comunque, per la nostra città. Certo. La nostra passione. Voi quando avete saputo della morte di vostro fratello, la reazione immediata, cosa è accaduto? Ma io mi ricordo quel giorno che mi trovavo a Trapani, che stavo lavorando. In poche parole mi ha chiamato, probabilmente mi ha chiamato lui, mio fratello Matteo, che mi diceva: Piero, è successo una cosa brutta, una cosa che Disgrazia. piangeva mio fratello. E io subito ho chiamato a mio padre. Mio padre, ho chiamato a casa, mio padre mi diceva che piangeva, dice: è successo, vieni subito a casa, dice, che è successa una cosa grave. E io in quel momento ho chiamato a mio fratello Massimiliano, che l'ho chiamato e il telefono non prendeva, già era spento il telefono. E allora lì ho capito che era successo qualcosa a In regia Massimiliano. vediamo proprio le immagini del momento della veglia che avete fatto a Sì. casa. Mi ricordo che lui mi diceva sempre: perché non mi vieni a trovare a Forlì? Vieni con tua moglie.
E io gli dicevo: no, non posso venire, poi vediamo. E poi il giorno dell'incidente siamo saliti a casa a Forlì, che lui abitava anche fuori la caserma, aveva un suo appartamento. Sua abitazione, un suo alloggio. Sì, ma le dinamiche di quell'incidente, quel giorno, quell'incidente quasi davvero incredibile, sono stati speronati da un'auto, sono usciti fuori strada, sono morti sul colpo. Che cosa si è saputo di quell'incidente? Che cosa vi hanno detto in modo particolare? Diciamo che la dinamica comunque dell'incidente è un po' complessa, perché è successo in un momento è successo. Praticamente sono stati speronati e tamponati con una macchina, che è una Station Wagon, se non sbaglio. Erano con l'auto blindata loro? Erano sì, loro erano con un mezzo VM, che è militare, il famoso VM, sì, che è molto massiccio, come stiamo parlando di un mezzo militare, quindi immaginiamoci la consistenza del mezzo. È stato un incidente che alla fine è stato poi visto che... cioè subito dall'impatto è andato a finire poi successivamente una scarpata che si è ribaltato più volte, quindi i primi due che si trovavano davanti sono morti sul colpo. Invece il terzo, il Francesco Papadia, è deceduto dopo un'ora, che ha avuto, diciamo, una morte più brutta, certo, sotto quello punto di vista. La regia mostrava delle immagini che ricordano proprio gli articoli, i numerosi articoli che sono usciti a livello nazionale, nei principali quotidiani nazionali, ma anche regionali. Ricordiamo proprio le edizioni straordinarie della RAI, Mediaset, che hanno raccontato quell'accaduto, quell'avvenimento che ha sconvolto l'Italia intera, perché quando dei giovani muoiono perché hanno servito lo Stato, sicuramente è sempre qualcosa di drammatico, è sempre qualcosa di forte. Il motivo per cui voi siete qui è anche quello di voler ricordare vostro fratello, ma nelle vesti in cui vi trovate adesso, anche voi militari, sicuramente qual è il messaggio che vi sentite di lanciare ai giovani d'oggi, che molto spesso non hanno a volte dei valori, degli ideali, e che sicuramente non hanno il pensiero di 18 anni di partire militare, ma hanno il pensiero di fare ben altre cose a 18 anni, e quindi magari non hanno lo senso dello Stato. Il messaggio che volete lanciare dalle nostre telecamere, qual è? Matteo? Ma io penso che ognuno di noi deve fare sempre quello che gli viene gli sente di fare, praticamente. Noi, diciamo, per quanto ci riguarda, abbiamo avuto la possibilità di entrare nell'esercito grazie anche comunque a questo decreto che per la prima volta è uscito nel 2010, che ha avuto diciamo molto riconoscimento, esatto, sì. In quest'arma, che era l'unica arma che non ha avuto mai concessione comunque di questo tipo, certo. E grazie comunque a questo decreto abbiamo avuto la possibilità di fare parte dell'esercito. Comunque è una cosa che avevamo sempre riconosciuto comunque come uno dei corpi più belli, e quindi la nostra passione quasi avuto, trasmessa da vostro fratello. Diciamo che siamo orgogliosi di portare la divisa militare, e per quello che faceva mio fratello noi lo stiamo portando pure avanti nella vita. Certo, ma il motivo, anche perché vi abbiamo invitato in redazione, è anche quello di riuscire a comprendere quasi come sia calato il velo del silenzio in questa vicenda. La Sicilia, secondo il vostro parere, è Palermo, la città natale di Massimiliano, ha dato il giusto merito a questo vostro fratello scomparso per lo Stato, secondo voi? Io non voglio entrare in questa particolare situazione, che secondo me qua in Sicilia le cose vanno sempre per le lunghe in qualsiasi cosa, quindi può essere magari una questione burocratica, non so, anche io non voglio
Vorrei fosse chiaro ribadire un concetto molto semplice: non è il fatto di creare una strada o di intitolare chissà quale struttura pubblica quello che un attimino la famiglia cerca, sicuramente non è quello che potrà sollevarvi da un dolore così immenso, però quantomeno è un senso di vicinanza, di riconoscimento che lo Stato vuole fare a una famiglia. Quindi è quello magari il sapere che lo Stato ha riconosciuto nel vostro fratello la persona che ha dato la propria vita per lo Stato. Sì, potevo che volevi dire qualcosa, sì. Ma diciamo che all'inizio, quando è stato l'incidente, tutti si sono prestati all'inizio, sono venuti a casa, si sono fatti sentire per i telegrammi, tutte queste cose. Però ultimamente poi non è svanito tutto. Noi pensavamo che qualcuno ci veniva sempre incontro. Specialmente per i nostri genitori, mia madre, mio padre, che ancora soffrono la mancanza di mio fratello. Noi siamo giovani, dobbiamo andare avanti, siamo, diciamo, forti fisicamente, ma i nostri genitori hanno anche un'età, diciamo, qualcuno che gli viene all'incontro, come state, tutte queste cose. Ricordo, certo. E ricordare qualcosa di mio fratello. Per ancora quello che ha fatto. Scorrono delle immagini forti dei militari che la cerimonia, la messa requiem che si è tenuta, dove siamo qui? Dove, in quale qua chiesa è la chiesa Sant'Oliva, in Corso Calatafimi. La chiesa Sant'Oliva, Corso Calatafimi, tantissima partecipazione, tantissime persone che sono accorse per questo evento. Ma la cosa di cui volevo parlare nelle battute finali è un articolo così straordinario, così veramente interessante, scritto da Isabella Viaro, una nota giornalista, che ha ricordato un po' Massimiliano, ha ricordato la figura di Massimiliano, ma soprattutto la sua passione per il calcio, che ha spinto un po' i tantissimi giocatori della Cava, dell'associazione sportiva Cava, di ricordare il militare cosiddetto è una punta di razza, così Isabella Viaro descrive Massimiliano. Le parole dicono così: tutti insieme per ricordare Massimiliano Calisti, eccellente soldato e instancabile giocatore di calcio. Il 27 gennaio del 2006 il primo caporalmaggiore Calisti, 28 anni, caporalmaggiore Papadia, 26 anni, appartenente alla 60° Reggimento Aeromobile Trieste della Brigata Friuli, che ha sede alla caserma De Gennaro, stavano tornando a Forlì. Dopo essere andati a prelevare all'aeroporto Ronchi dei legionari il loro capitano Giuseppe Perna, 31 anni, di rientro dalla missione dell'antica Babilonia a Nassiriya, in Iraq. I tre militari nei pressi di Venezia furono coinvolti in un incidente stradale. Adesso continua il ricordo di questo giovane attraverso una partita. Stasera, questo qualche anno fa, al Polisportivo Monti della Cava si gioca in memoria di Calisti, che aveva militato in squadra del Forlivese. Era una di quelle punte che stanno sempre davanti e non tirano mai respiro. Un giocatore molto generoso, volenteroso, racconta Demis Amadori, direttore sportivo della Cava, del Cava Calcio, la squadra nella quale ha militato Massimiliano Calisti negli ultimi anni della sua vita. Per tenere viva la sua memoria, continua, abbiamo voluto dedicargli un triangolare, che quest'anno è la sua seconda edizione. Le altre squadre coinvolte sono il Terra del Sole, dove ha giocato il militare, e una rappresentanza della caserma De Gennaro, che si è unita alla manifestazione per ricordare il commilitone molto benvenuto. Il memorial inizierà, ricordava la giornalista, e sarà presente ogni anno, ormai è giunto a questa edizione. Volete lanciare una sfida alle società sportive che ci stanno ascoltando, ricordando anche la nostra trasmissione di Canale 8, che è Passione Sport, di chi vuole organizzare un memorial sportivo di questo ragazzo? E sicuramente poi i miei colleghi Biagio Sermentino e Giuseppe Borano potranno anche lanciare questa idea, questa, come dire, possibilità attraverso il programma di Canale 8 Passione Sport, di creare un memorial a Palermo in ricordo di vostro fratello. Quindi chi ci sta ascoltando ha avuto la possibilità di ascoltare questa storia, magari forse riceverete qualche chiamata, perché è giusto che sia così. Che ne pensate di questa cosa? No, sarebbe una cosa bellissima fare un memorial al nome di mio fratello Massimiliano, visto che lui era un calciatore e amava il Palermo, tutto qua. Lo facciamo qui a Palermo. Bene, per noi è stato davvero un grande piacere avervi in studio. Vi ringraziamo perché
Certamente non è facile anche da parte di chi in questo caso come me assolve a questo compito di fare delle domande a una famiglia che sicuramente ha tanto sofferto. Non è assolutamente facile, ma devo dire che in modo molto dignitoso, in modo così fiero, avete portato alto il nome di vostro fratello Massimiliano. Quindi vi ringraziamo per la vostra testimonianza sincera. Chi era a casa ha potuto tastare dal teleschermo l'emozione con la quale avete raccontato di vostro fratello. Grazie infinite. Grazie a voi. Grazie a voi. Buonasera. Siamo giunti al termine di questo nostro special in ricordo di questo soldato. Attraverso questa nostra trasmissione abbiamo voluto cercare di lanciare un messaggio, abbiamo voluto raccontare. Oggi la televisione parla di tante cose, di tante iniziative, diciamolo, anche di tante cose magari superflue. Abbiamo voluto decidere di raccontare una storia che racconta dell'Italia che vale, di quell'Italia che anche se soffre, anche se lotta, quelle famiglie normali, quelle famiglie di ogni giorno arrivano dritto al cuore dello Stato, perché ricordiamo loro era un parente, un servitore dello Stato, e quindi abbiamo voluto dare voce attraverso le nostre telecamere a questa storia. E vi ringraziamo perché siete rimasti con noi e sicuramente appena ci sarà questo memorial le nostre telecamere non mancheranno di essere presente. Quindi a presto e buona continuazione con la programmazione di Canale 8. September.